Signore e signori, ormai siamo quasi agli sgoccioli di questa miniserie ed infatti benvenuti al penultimo episodio di Vows and Vengeance, dove i nodi, poco a poco, stanno arrivando al pettine. Quest'oggi il focus dell'episodio sarà un negromante, come vi avevo accennato alla fine dello scorso video, il gentiluomo, perché, ebbene sì, lo è, Emric Volkarin. Il nostro approfondimento oggi verterà sulla nazione del Nevarra, le sue catacombe e la negromanzia, che sono un po' le cose più famose del Nevarra, ma lo ammetto, questo oggi sarà più un approfondimento per eccesso di zelo che per vera e propria inerenza all'episodio. Difatti, ve lo anticipo, nel Nevarra più che altro ci bagneremo la punta dei piedi, più che immergersi per bene. Ma per questo attendiamo di parlare del vero e proprio episodio. Parliamo quindi della nazione del Nevarra, patria della mia amata Cassandra Pentagast. Ah, Cassandra mia, quanti ricordi, ma andiamo oltre. Nevarra è situata nel centro del Tedas, stretta fra Orlé, le Free Marches e il Tevinter. È conosciuta soprattutto per il modo in cui tratta i defunti e per le sue dinastie reali. E qui abbiamo, tornando alla nostra cara Cassandra, la famiglia Pentagast, che per molte generazioni è stata la famiglia reale e che comunque è sempre rimasta una delle famiglie più importanti, intervallata con la famiglia dei Van Markham o Van Markham. Dopo il quarto flagello c'è stato infatti un periodo in cui i Van Markham sono stati loro a regnare, ma una breve parentesi. L'attuale re è Marcus Pentagast, che è comunque in una situazione quantomeno precaria, politicamente parlando. Ma veniamo al succo del Nevarra, quello per cui la maggior parte delle persone, quantomeno, diciamo, è l'aspetto più interessante della nazione, e cioè il modo in cui questa tratti la morte. Dovete sapere che la maggior parte delle nazioni andrastiane bruci i corpi dei defunti, e questo perché nacque come un tributo al martirio di Andraste, che vi ricordo essere stata bruciata dal monarca del Tevinter a Mirratus nel meno 137 Ancients. A Nevarra però il discorso cambia. A Nevarra si pensa che l'anima di un deceduto, che vada nell'oblio, in qualche modo faccia arrivare dall'oblio uno spirito nel nostro mondo. I Mortalitasi, che è quest'ordine fondato da Vitus Fabria, un mago del Tevinter e al tempo primo consigliere personale di Caspar Pentagast, fondatore della casata Pentagast e primo monarca, quindi i Mortalitasi furono i primi a consigliare che i corpi dei defunti non venissero bruciati, ma anzi venissero mummificati e che potessero così fungere da ospiti intatti per gli spiriti che dall'oblio fossero, diciamo, gettati nel nostro mondo. E difatti ad oggi sono proprio i Mortalitasi che si occupano direttamente della mummificazione dell'elite nevarriana. I corpi mummificati vengono poi conservati in massicce ed elaborate tombe. E immaginate che le più grandi hanno anche giardini, fontane, arrivano addirittura ad avere degli stabilimenti balneari, sale da ballo, sono delle regge. Il ceto più ricco comincia a costruire la propria tomba sin da piccoli, da giovani, e continua ad abbellirle nel corso degli anni. È un culto, è uno status, è tutto. Parlando di tombe, fuori dalla capitale del regno, e cioè Nevarra City, anche qui gran fantasia per il nome della capitale, comunque un tempo Nevarra City in realtà era una città-stato, poi divenne la capitale una volta che si costituì lo stato della nazione del Nevarra. Ad ogni modo, come dicevo, fuori da Nevarra City troviamo una vera e propria città per i morti, la Grande Necropoli, comparabile, diciamo, quasi a una seconda capitale, perché è composta da ville, tenute, palazzi. Il tutto però è molto silenzioso perché è solo per i defunti. A custodire la grande necropoli troviamo gli appartenenti all'ordine dell'Osservatorio del Lamento, e credo sia questa la traduzione italiana, l'ho cercata sulla wiki, è terribile per quanto mi concerne. Comunque è un gruppo elitario di negromanti che fanno parte, è un sottogruppo dei Mortalitasi. E il nome originario in inglese è Mournwatch. Ed indovinate chi fa parte della Mournwatch? Il nostro protagonista di oggi, Emric. E difatti, or che abbiamo introdotto le tematiche nevarriane di cortesia, passiamo all'episodio vero e proprio.
Se ricordate, lo scorso episodio è terminato con un cliffhanger mica da niente. Drayden infatti era stata pugnalata profondamente dalla lama del capitano della guardia della casata dei Borgiani, la casata rivale rispetto a quella da cui proveniva la nostra studiosa, e cioè la casa Amato, perché vi ricordo che il vero nome di Drayden è infatti Aristide Amato. In questo momento, quindi tornando al post pugnalata, Nadia, Lillemar, Eliza e un incredibilmente professionale assassino e corvo Lucanis si affaccendano a tentare di salvare Drayden, che versa in uno stato critico. Sure you know what you're doing? Nadia, if there's one thing a crow can do besides killing, it's treating a wound. Lo sforzo congiunto del gruppo gli permette di pulire e cauterizzare la ferita, ma tutto ciò potrebbe purtroppo non essere abbastanza. La stessa Drayden, infatti, osservando la lama che l'aveva pugnalata, si rende conto che alla sua estremità ci fosse un ago, un pungiglione, uno di quelli utilizzati per inoculare il veleno. Is that? I'm afraid so. What? What is it? Poison. E infatti, dopo questa affermazione, Lillemar sconsolatamente gli informa che probabilmente si tratta del veleno preferito dal capitano, e cioè il Black Rot, che potremmo tradurre come marciume nero. A sentir pronunciare il nome di quel veleno, Lucanis, che chiaramente è un esperto avvelenatore, tra le altre, non è molto felice. Pare che questo veleno sia una sostanza che penetri lentamente negli umori corporei, trasformando il sangue, seppur lentamente, in una sostanza simile a dell'olio. La cosa peggiore è che, ovviamente, tipico, non esista un vero e proprio antidoto. We have to do something. There is no medicine for this, but you do have one option. Magic. Necromancy is Drayden's only hope. La speranza, però, come si dice, è l'ultima a morire. Se non un antidoto, un abile negromante potrebbe ancora riuscire a salvare Drayden. Chiaramente, ad Antiva non ve ne è neanche uno all'altezza. Quindi, la miglior speranza, non a caso, è il regno del Nevarra. Lucanis gli informa di conoscere un mercante di nome Ramiro che potrebbe aiutarle. Addirittura consegna a Nadia il suo sigillo personale in modo che questi possano farsi riconoscere. Quindi la decisione è presa, la direzione è Nevarra, non resta che faticosamente caricare Drayden sul fronte del cavallo insieme a Nadia e salutarsi. Si salutano con Lucanis, con Eliza e addirittura Lillemar gli fornisce una piccola scorta, almeno fino al confine di Antiva. E via, al galoppo. Si cambia scena e chiaramente ci mettiamo nei panni del buon Emric. The storm's getting heavy, Master Emric. We may not be able to go much further. What do you want me to do? Perhaps we should pull the carriage off the road and hunker down inside till it passes. Una violenta tempesta si abbatte su di una carrozza trainata da un paio di cavalli. All'interno troviamo il gentiluomo Emric e suggerisce al suo servitore Rolet di accostare e ripararsi dentro alla carrozza e di liberare i loro destrieri spaventati. Guide them to safety. We just have to give them the freedom to take care of themselves. I trust they shall return when this tempestuous weather has passed. Right. Ora, chiunque dovesse sentire una cosa del genere, cavalli, c'è la tempesta, tuoni, lampi. Non mi verrebbe da dire liberamoli, scusate il romano, liberiamoli, perché immagino che scapperebbero per non tornare mai più. Ma Emric è un ottimista, o non so, forse lui pensa di essere un realista, non so. Pensa che, essendo gli animali tanto naturali quanto la tempesta stessa, il loro istinto li guiderà verso la salvezza e che poi, lui confida, torneranno da soli da loro. Quindi Rolet, seguendo le parole del suo signore, libera i cavalli e i due si riparano nella carrozza. Ma neanche il tempo di mettersi al calduccio che arrivano delle grida. Una richiesta di soccorso. What's happening out there? There's someone yelling for help, but I don't see anyone. Scopriamo ben presto si tratti di Nadia, esposta al pieno della tempesta, e che sta ancora trasportando la povera Drayden, incosciente e dal polso molto debole. Emric ed il suo fido servitore Rolet accorrono in soccorso, e qui possiamo constatare quanto lo stato di Drayden sia peggiorato. Siamo agli sgoccioli, le resta, purtroppo, veramente poco. Please put your mind at ease, my lady. What is your name? Nadia, but a pleasure, Nadia. Emric Volcaren.
at your service. Now, come. We have some room in the carriage, and you can shelter there until the storm passes. No, you don't understand. This one, their pulse is weak. Something's wrong. Yes, that's Drayden. They've been poisoned. Per di più, una volta che il negromante viene informato da Nadia che Drayden fosse stata infettata dal sangue del marciume nero alcune settimane prima, sì, in questo momento oltre che Black Rot dicono Blood of the Black Rot, non so perché non l'abbiano detto all'inizio. Ad ogni modo è un miracolo stesso che Drayden sia ancora viva, perché sebbene lento questo veleno avrebbe già dovuto ucciderla. Nadia fa la congettura che questo potrebbe dipendere dal legame con l'oblio di Drayden che in qualche modo l'abbia salvata. Drayden is different. Special. Special? Please, tell me more. As a child they were touched by the Fade and I don't know, they have some sort of connection. That could very well explain their resistance to... Ad ogni modo pare che per le due sia un giorno fortunato. Emmerich è in grado di salvare Drayden. Sia come sia, devono affrettarsi alla carrozza per ripararsi dalle intemperie. E qui scopriamo che Emmerich avesse, oltre ad Rolé, un altro servitore. Questi però è un pizzico più inusuale. Manfred, could you please come out here to lend Rolé a hand? Who's Manfred? My friend and assistant. Take it easy. You almost scared me out of my boots yelling like that. Why is there a walking skeleton exiting your carriage? That, dear Nadia, is Manfred. Manfred, your assistant? Indeed, a gentle spirit born of curiosity and a threat to no one. Ed è uno scheletro in carne e ossa. Pardon, questa era troppo allettante per non dirla. Chiaramente era uno scheletro, ma solo in ossa. Emmerich informa Rolé di dover creare un rifugio d'emergenza fuori dalla carrozza perché il rituale negromantico che deve effettuare per purificare il sangue di Drayden potrebbe essere violento. E ci si appresta, ma neanche il tempo di provare a far qualcosa che la tempesta letteralmente sradica un albero che cade sulla carrozza. Rolé, we're coming! Manfred, please help me with him. Drayden? Where's Drayden? Drayden! Over there. I managed to get him down before the tree fell. Forgive me, but I must gently roll the ankle to examine its condition. How does that feel? Not good. I'm afraid it might be broken. I don't think you can walk. Riescono tutti a salvarsi, purtroppo però Rolé viene colpito alla caviglia, probabilmente rompendosela. Questo non bastasse, si accorgono che a Drayden davvero rimanga poco tempo. Le vene nella sclera dei suoi occhi iniziano a tingersi di nero. Il veleno sta avanzando sempre più velocemente. Ma ecco lì, proprio all'orizzonte, ed è qui, io insomma ho iniziato a percepire un vibe alla Dracula di Bram Stoker, ve lo dico. Lì all'orizzonte, fra i lampi e la pioggia scrosciante, appare la sagoma di un castello. Lì sicuramente potranno trovare rifugio. I nostri quindi si affrettano come possono per raggiungerlo, con Manfred lo scheletro in aiuto allo zoppicante Rolé, mentre Emmerich e Nadia addetti al trasporto dell'avvelenata Drayden. Arrivati quindi alle porte del castello, che pare in un evidente stato di abbandono, Drayden, semi incosciente, emette un colpo di tosse. Emmerich, grazie alla sua connessione con gli spiriti, capisce che Drayden si sia in qualche modo rifugiata nell'oblio, o almeno il suo spirito lo faccia in modo intermittente, e quindi magicamente la richiama da questo lato nel nostro piano e quantomeno riesce a comunicarle che presto per lei sarà sicuro poter rientrare nel suo corpo. Dopo qualche difficoltà riescono a forzare il portone del castello, riescono a entrare. I got it! Someone hand me that board. Thanks, Bones. What's your problem? Oh, I'm afraid Manfred here is not very fond of nicknames. Sorry. He says, apology accepted. Now, we must find a chamber suitable for the extraction. Manfred, did you salvage my kit? E subito cercano un luogo adatto all'estrazione, così Emmerich chiama la magia che dovrà operare su Drayden, ma userà anche altri termini. E qui
io, sempre con quel vibe un po' da castello rumeno e pipistrelli, vi dico che al gruppo si presenta dalla cima di una scalinata un uomo distinto che chiede loro chi siano e come mai si siano intrufolati nella sua dimora. We need to move. And just what do you think you're doing in here? Oh, my sincere apologies for the intrusion, sir. We thought the place to be abandoned. My companions and I were caught in the storm and needed shelter. I am Emric, a watcher from the Grand Acropolis. And yourself? Pascal de la Forza, master of this castle. Emric dichiara di essere un guardiano della grande necropoli e con questo il loro ospite è grato di accoglierli. Questi si chiama Pascal de la Forza ed è padrone del castello. Senza perdersi in convenevoli, però, Nadia fa pressione al negromante. Drayden sta infatti peggiorando. E quindi Emric conferma di dover velocemente eseguire una purificazione e che gli serve una stanza dalle mura resistenti. Pascal pare felice di aiutarli e crede che l'oratorio possa fare al caso loro. Inoltre propone anche di trovare una camera per il povero Rolé, palesemente affaticato dalla caviglia gonfia e dolorante. Salendo un'altra rampa di scale, Pascal, sfruttando un sistema di comunicazione proprio del castello, una complessa rete di campanelle, corde e stringhe, informa sua sorella, dato che ci informa di averne una, che sia necessaria una stecca e del buon liquore per aiutare Rolé nel modo migliore. I'll ring for my sister to come set that for you. A splint and a strong drink should do the trick. Oh, that would be most lovely. Poco più tardi, in una interessante conversazione, scopriamo che il castello dei De La Forza, vecchio di generazioni, non sia sempre stato così abbandonato, ma che anzi, questo sia avvenuto solamente dopo le recenti anomalie e i terremoti che hanno avuto inizio dopo l'incidente nelle Silent Plains. The Silent Plains? There was quite an explosion in a cave a few weeks back. Its effects have reverberated throughout the area, compromising bits of the veil. Elio. I'm sorry, who? Nothing, just nothing. E se vi ricordate, è proprio le Silent Plains il luogo dove Elio eseguì nel primo episodio del podcast il rituale assieme a Solas, quel rituale che lo ha poi confinato dall'altro lato del velo nell'oblio. Nel frattempo il gruppo arriva all'oratorio ed Emric adagia Drayden sull'altare, mentre Pascal descrive le statue che adornano le pareti della sala. Queste rappresentano il lignaggio patriarcale della sua casata, sono delle guide per quanti di loro dovessero trapassare. E li informa infatti che la cripta di famiglia sia più in basso, nei sotterranei. Why statues along the walls? Those are the patriarchal lineage of this house, kept here as guides for the rest of us whenever we cross over. The family crypt is down in the undercroft as well. Oh, I don't like crypts. I enjoy their silence. Dracula, horror, paura, ecco, sempre il vibe che sto vivendo ascoltando il podcast. Per ora comunque tutto pare andare abbastanza nilly willy, ma mentre il negromante effettua i suoi preparativi e nel frattempo Nadia lo aiuta accendendo tutte le varie torce della sala, Emric gli informa che probabilmente dovrà eseguire un rituale di dissanguamento, ormai il terzo nome che dà al suo rituale, dissanguamento. E a questo commento Pascal esclama che la magia del sangue è in fondo un affare complicato. Commento molto interessante. Ad ogni modo Emric sminuisce il tutto, dice che sarà solo comunque una purificazione, che non avrebbe evocato niente e quindi non ci sarebbe stato nessun pericolo. Dopo aver rassicurato quindi Nadia un'ultima volta sull'essere sicuro di poter aiutare la sua amica, Pascal li esorta a lasciare la camera nelle mani del valido necromante in modo da poterlo lasciar lavorare. Dirigendosi verso le loro nuove camere, Nadia, ormai incuriosita dal discorso delle anomalie nelle Silent Plain, chiede al loro ospite Pascal se tutto fosse iniziato solamente dall'incidente a cui si stava riferendo poc'anzi. Ma invece Pascal gli dice che questi effetti, queste anomalie, erano presenti da tempo nel territorio del Nevarra, quantomeno, ma che dopo gli eventi delle Silent Plains, qualcosa di terribile si sia effettivamente scatenato. E anche la tempesta che era lì fuori, per esempio,
Non suonava un po' come le tempeste nell'oblio? Just listen to the storm. Almost sounds like the fade out there. No. Sorry? Wait, you've been to the fade? Oh, no. Personally, no. Just the tales I've heard, I imagine it's similar. I'm really just thinking out loud. I see. Nadia qui un pizzico sul chi vive non può fare a meno di chiedere se Pascal conoscesse il suono dell'oblio, se fosse già stato lì. Ma Pascal sminuisce, sgonfia subito la sua precedente affermazione dicendo che fosse un modo di dire in fondo. A quel punto, utilizzando ancora il sistema di campanelle con cui aveva avvertito prima la sorella del loro arrivo e del fatto che servisse la stecca e il liquore per Rolè, adesso invece lo utilizza per informarla del fatto che si stessero recando nella prima camera dell'ala est, quella denominata Biancospino, in modo che potesse raggiungerli. Tutto l'ambiente è gigantesco, vagamente diroccato, ma effettivamente pare poter essere confortevole. E dopo aver aiutato Rolè ad accomodarsi su di un comodo letto, ecco che arriva Spinella, la famosa sorella di Pascal. Here's my sister now. This is Spinella. Say hello, why don't you? Why, hello there. E come da richiesta porta con sé una stecca e un panno con del buon whisky da un altro lato. Rolè, timidamente ringraziando, tracanna giù il liquore. Spinella nel frattempo chiede quale fosse, più o meno letterali parole, la piccola gamba umana ferita. He needs a strong drink. Here you go. Drink up. Many, many thanks. Now, which one of these little human legs is it? Hmm? Modo di riferirsi alla questione niente affatto inquietante. Poi, per rilassarsi, la buona Spinella propone anche a Nadia di farsi un goccio. Nadia comunque non è interessata al liquore, è effettivamente troppo preoccupata per la salute di Drayden, della sua amica. Ma, a forza di insistere, alla fin fine Spinella riesce a convincerla e Nadia butta giù l'alcolico. It's really tasty, this one. A premium vintage. Fine. Hand it over. Ah, oh, that's a girl. Rolè, what's wrong? Why is he shaking like that? Oh, he's fine. Nothing a little nappy nap won't fix. What did you do? Poco dopo aver bevuto il whisky, però, non può fare a meno di notare che Rolè si stia comportando in modo strano. Infatti l'uomo inizia ad agitarsi e a tremare. Spinella a questo punto inizia a ridacchiare, Pascal inizia a canticchiare un motivetto lugubre. E per Nadia tutto inizia a girare. Sente le voci dei due fratelli ormai palesemente demoniache. E poco dopo, purtroppo per lei, sviene. What did you do to me? A little medicine to unburden that weary brain of yours. Doesn't it feel just to fly? Oh, what's the matter? Don't you like to dance? Come spettatori non possiamo più seguire in questo momento le vicende della sventurata ladra e quindi ci spostiamo nuovamente nell'oratorio, dove Emmerich inizia il suo rituale di purificazione su Drayden, sempre assistito dal valido scheletro Manfred. Il loro obiettivo è quello di estrarre tutto il sangue dal corpo di Drayden, purificarlo e solo poi reinserirlo nel corpo della rampolla di casa Amato. Il rituale va come previsto e lo spirito di Drayden, udita la chiamata magica che la spingeva a rientrare nel suo corpo, rinviene tossendo e annaspando. Excellent work, friend. The blood is returning to the body. Drayden's spirit has heard the call. Come on, Drayden. I can feel your spirit's might. You are strong. You can do this. Just fight. Drayden, are you okay? Drayden! There you are. Allow me a proper introduction. I am Ember. I know who you are. What? My spirit's been phasing in and out of this world. You have to find Nadia. There's nothing to worry about. Nadia's fine. She's just in the other room getting some rest. No, she's in danger. Appena rinvenuta, il negromante fa per presentarsi, ma Drayden
sa già tutto. La sua coscienza, infatti, andava e veniva dall'oblio. E sa anche altro. Sa che Nadia è in pericolo. I loro ospiti non sono chi dicono di essere. E questi in realtà sono degli spiriti che hanno posseduto i corpi dei padroni del castello. I due, quindi, affiancati da Manfred, procedono velocemente tanto quanto lo stato di Dreden gli consentisse, dato che era ancora piuttosto stordita, e ripercorrono indietro la strada fino ad arrivare alla sala del Biancospino. Lì scoprono non ci sia più nessuno e forzano magicamente un passaggio che li conduce verso un'inquietante luce verdognola. Ed ecco che infatti arrivano proprio nel pieno di un rituale. Ormai completamente demoniaca, Spinella sta tentando di evocare altri spiriti dall'oblio per farli entrare nel corpo di Rolet. Emmerich fa per esorcizzare lo spirito della donna, ma Spinella lo interrompe, minacciando se stessa e quindi il corpo, la vita del suo ospite, con un vetro affilato. Easy now. Take that bottle away from your neck and put it down. Or else what? Please, I beg of you. I want you to remember this moment clearly and painfully, because this is on you. No, don't! No! No! La situazione è in uno stallo, ma alla fine lo spirito di Spinella, chiamiamolo così, piuttosto che essere esorcizzato e scacciato, preferisce tagliarsi la gola. La povera ospite non può che morire. Quantomeno Rolet si riprende e Manfred rimane al suo fianco. L'uomo, una volta schiaritosi i ricordi, punta Emmerich e Dreden verso la cripta, dove dovrebbero essersi diretti Nadia e Pascal. Ci spostiamo quindi su Pascal, vediamo che Nadia si ridesti molto prima di quanto questi pensasse possibile, ed infatti il suo commento è: What's this? Already rousing from that elixir? You are special. Now I see why he wants you and me, the lucky one. You just stumbled right into my lap. He shall be pleased. Just staying tight. Sei speciale. Ora capisco perché lui ti voglia. Sono stato fortunato, mi sei proprio caduta fra le braccia, lui ne sarà felice, resisti solo un altro po'. Questo lui è un po' misterioso, vedremo che presto verrà fatto un nome, ma davvero non ho idea di chi sia. In ogni modo il rituale ha inizio e fra canti e suoni terrificanti si apre uno squarcio nel velo. Alcuni spiriti si avvicinano a Nadia, ma vengono scacciati via da Pascal, che dice: Back away from her, vermin. This one's for me, roar. Questa si è invece destinata ad un certo Meror, scritto Maeror. Questo è il nome, appunto. E poco dopo arriva la voce di Elio, ancora lui. Elio esorta Nadia a combattere, perché lui crede in lei. Ed ecco quindi che la ladra si riprende e riesce a scacciare i demoni, ritrovata la forza grazie al suo amato. Nel frattempo, Dreden, che stava correndo insieme ad Emmerich, rimane indietro perché è troppo debole. E quindi il negromante arriva e raggiunge Nadia ed erige uno scudo magico per arginare i demoni che stavano continuando a uscire dal varco aperto verso l'oblio. To keep them away from us until that fade tear grows unstable and shuts itself down. How long will that take? I don't know, but we must stand firm. No, I can fix this. What? Just trust me. Elio, please help me. Elio, I know you're here. We need you, please. That name again. Who Not is Elio? Hello, Nadia. How did you do that? I'm an Altus mage, remember? Is it you? Is it really you? Of course, my love. Who else would it be? E la sua idea era quella di tenere lo scudo fino a che la faglia non si dovesse poi chiudere da sola.
Ma l'incognita, abbastanza importante, è che non avevano idea di quanto tempo ci sarebbe voluto affinché il varco si chiudesse da solo. Allora Nadia dice di poter intervenire e chiama a sé il suo innamorato, chiama Elio in suo aiuto. E Elio risponde che può fare tantissime cose, può aiutarla, in fondo è un mago Altus. I due finalmente si sono ritrovati e non si lasceranno mai. Infatti Elio dice a Nadia di seguirlo, che deve fidarsi di lui. E Nadia si fida. Emmerich, che sentiamo già molto distante, urla a Nadia di fermarsi, ma questa sparisce. Quando arriva Drayden è già troppo tardi. Emmerich non può che informarla. Non c'è nient'altro da fare. Qualcosa di non umano, ma dalle sembianze di Elio, ha preso Nadia. Nadia! Hey, you and me, remember? Me and you. No, just take me. Nadia, no! What happened? Oh. Where's Nadia? Elio, what can you tell me of Elio? That's who we've been searching for. He was trapped in the Fade. Why? Because I'm afraid she's been lied to. Both of you, whatever that was, it wasn't human. E su questa nota dolente, signore e signori, si chiude l'episodio. Ho un brutto presentimento al riguardo dell'episodio finale, signore e signori. Staremo a vedere dove andranno a parare, ma il tono della narrazione pare proprio andare in una sola direzione. Una cosa è sicura, nell'ultimo episodio si tornerà su Nev, che avevamo intravisto nel nostro primo episodio della serie. E con questo, signori, a presto e grazie per l'ascolto.